Buongiorno a tutti e buon Natale. Ancora una volta ci troviamo a fare i conti con un Natale diverso da quello a cui siamo sempre stati abituati. Un Natale costretto a scendere a patti con quella pandemia che ormai da quasi 2 anni accompagna la nostra vita quotidiana e le regole imposte per evitare il più possibile il contagio. Abbiamo fatto enormi passi avanti rispetto al 2020, quando a Natale tutto era chiuso e si poteva fare visita ai familiari ed amici solamente in 2 per volta. Enormi passi avanti fatto grazie alla nostra buona volontà nel rispettare regole di distanziamento, ma anche grazie ad un vaccino che gradualmente sta migliorando le cose. Non è ancora finita però. A causa delle varianti il virus sta rialzando la testa e occorre ancora tanta prudenza e tanta buona volontà. Ma sono certo che ne usciremo presto e che il 2022 sarà davvero un anno di rinascita per lasciarci alle spalle definitivamente questo periodo e a far sì che il Covid-19 diventi solamente un brutto ricordo. Ci sarà tempo per tornare a incontrarci non appena la situazione sarà in assoluta e definitiva sicurezza. Mi appello a tutti voi affinché la notte di Natale non diventi un momento di trasgressione, ma sia un momento di riflessione e di assunzione di un comportamento che non pregiudichi l'integrità personale e quella delle altre persone. Quindi vi invito sì anche a brindare, però manteniamo le distanze, non facciamo assembramenti. Vi ricordo che ho firmato un'ordinanza secondo la quale vieto l'uso di bicchieri e bottiglie di vetro per ovvi motivi e per motivi di sicurezza, quindi insomma comportiamoci in modo costruttivo, in modo che tutti noi poi vedremo i risultati. Lo stesso vale per l'ultima sera dell'anno, una sera di allegria, una sera dove si licenzia l'anno vecchio e si incontra quello nuovo. Anche qua cerchiamo di assumere comportamenti di festa, sì, però non di trasgressione. Per ora, a nome mio personale e della Giunta Comunale, auguro buon Natale a tutti voi e alle vostre famiglie. Un Natale diverso, ma non per questo meno intenso. A nome dell'intera città di Sassuolo, vi auguro un 2022 colmo di quella serenità di cui tutti noi abbiamo bisogno.